Appassionati non di modellismo, ben ritrovati sul mio canale. In questo episodio di questa serie dedicata al Panzer II Ausch B andremo ad effettuare i lavaggi e a giocare un po' con i colori a olio. Per facilitarci in questa fase andremo a smontare nuovamente i cingoli del carro in modo che il tutto risulti più gestibile. Per i lavaggi andremo ad utilizzare il wash marrone scuro della MiG. Preferisco utilizzare questo colore rispetto a quello opposito per i lavaggi sul Panzer Grey perché lo trovo più realistico e ci dà una base migliore per la sporcatura del carro. Prepariamo anche del diluente inodore sempre MIG che utilizzeremo per rimuovere l'eventuale eccesso di lavaggio. Iniziamo a depositare per capillarità il colore per i lavaggi. Per far ciò dovremo aver cura di stendere il colore intorno ad ogni dettaglio, come ad esempio i bulloni, gli sportelli, le pannellature, eccetera. Dopo aver atteso che il colore sia asciutto al tatto, cioè dopo circa 20-30 minuti, possiamo iniziare a rimuovere l'eccesso di lavaggio con un pennello intinto nel diluente. Il trasparente lucido che abbiamo steso in precedenza ci aiuta molto in questa fase. Procediamo sempre con la medesima tecnica su tutta la superficie del carro, senza tralasciare le ruote e la parte inferiore dello scafo. E questo è il risultato finale dopo l'applicazione di questa tecnica. Vedete come ora tutti i dettagli prima nascosti ora saltano bene all'occhio e il carro inizia ad avere un primo assaggio di impolveramento. Dopo aver fatto asciugare il modello per almeno 24 ore, mettiamo le mani sui colori a olio. Utilizziamo diversi colori per questa fase in modo da poter creare più tonalità e più sfumature diverse. Utilizziamo principalmente il bianco, il nero, l'ocra e il marrone. Questa non è assolutamente una tecnica innovativa, ma la trovo sempre molto efficace e piuttosto semplice. Iniziamo con il depositare piccoli puntini dei vari colori sul modello. Fatto ciò, passiamo un pennello piatto intinto in diluente in odore MIG sul modello, andando a sfumare i vari puntini.
I vari colori, miscelandosi, andano a formare più sfumature sul carro, rendendolo meno uniforme. Sta a noi scegliere il risultato finale, sfumando più o meno i colori a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere. Per le pareti in verticale, il mio consiglio è quello di partire sempre dall'alto verso il basso, seguendo la forma naturale del modello. Sfruttiamo la medesima tecnica anche sulle superfici piatte del modello. Questa volta però, invece di tirare la vernice, andremo a picchiettarla per sfumare i colori. Notate come, anche se non sembra, il nostro carro abbia ora toni totalmente differenti rispetto a prima. Volevo ancora provare a far risaltare meglio la ralla dove sono presenti gli armamenti. Per fare ciò andrò a stendere del nero d'olio sul bordo della ralla e poi a sfumarlo con un pennello asciutto. Nel medesimo modo andrò a trattare anche le due bande presenti sul cannone principale. E così possiamo archiviare la prima parte dell'invecchiamento di questo Panzer 2. La mia idea per questo modello è di andare a utilizzare tecniche molto semplici e di realizzare un carro non troppo invecchiato, ma all'inizio della sua vita operativa. Vedremo se riusciremo nel mio intento. Se volete scoprirlo, rimanete aggiornati iscrivendovi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!